Devo parlare con i responsabili della Digos e con il reale. Ma non è una cosa chiara. Allora, lei ha autorizzato o no l'ingresso della polizia dentro Palazzo Coto? L'ingresso della polizia armata e di forza, non due in borghese che entrano, che già sarebbe intollerabile, perché cosa ci vanno a fare la polizia di università? Ma blindati, blindati, armati? Eh no. Non li ha autorizzato. Non è vero. Che dica chiaramente che quello che è successo oggi, il comportamento delle forze dell'ordine all'interno di Palazzo Nuovo, il fatto che è intervenuto in quel modo, senza la sua autorizzazione a questo punto, perché ci dice che non gliel'ha data, che questa cosa diventi pubblica, che lei non ha dato l'autorizzazione, e che questo comportamento che ha avuto la polizia all'interno dell'università è qualcosa che non è in nessun modo appoggiato dall'università, che non è in nessun modo avallato da lei e insomma, dall'amministrazione universitaria, da chi sta qua dentro, e che addirittura si arrivi a fermare della gente e picchiarla selvaggiamente in mezzo all'altro, questa roba qua, insomma, vogliamo che poi vengano pure portati in questura, perché noi chiediamo anche la liberazione di chi è stato picchiato e poi portato in questura. Chiediamo che, insomma, lei prenda posizione su questa cosa qua, con le sue modalità, e non è che diciamo di mettersi adesso a scriverla, però in tempi brevi che esca una dichiarazione di questo tipo che chiarisca la sua posizione su questi fatti, e noi prenderemo atto di quello che dirà lei rispetto a se succederà di nuovo una cosa del genere, se succederanno di nuovo queste cose qua, sapremo almeno come la pensa l'università, come la pensa il rettore rispetto a questi fatti gravissimi che secondo noi sono inaccettabili. Queste sono le nostre richieste. Va bene, chiarissimo, grazie.